al prodotto. Questo è un seme dell'Ecuador. No, la cabossa è il bacello che contiene i semi e questo è proprio il seme. Normalmente ci sono 4 file da 15 semi, una cabossa dà vita a una tavoletta da 100 grammi, perciò normalmente un albero antico di cacao ha delle 70 alle 80 tavolette da 100 grammi come resa produttiva, perciò è molto interessante poi vedere anche l'evoluzione di profumi. Ok? Ve lo lascio solo da passare così io vi spiego il resto. Ok? Allora, questo qua... Ok, questo qua è dal seme alla tavoletta, perciò questo ci geolocalizza. Cosa vuol dire? Che per me questo ha rappresentato nella vita il sapore dell'oliva taggiasca, perché noi ci troviamo sulle Alpi del Mare, perciò questo ha un impatto di oliva nera in bocca, ricorda molto la pasta di olive e per me era molto rappresentativo di un cioccolato made in Italy, perché va a identificare l'azienda non solo attraverso la nocciola Piemonte ma attraverso la massa di cacao che abbiamo utilizzato. Assaggiando la versione trasformata in massa di cacao al 100, perciò un cioccolato potente, siamo, e devo proprio assaggiare amaro amaro per poi portarvi. Vado a valorizzare, perché tra la fase di fermentazione e tostatura sviluppo più di 560 aromi nel cacao, che sono 25 volte qualsiasi alimento presente in natura. Perciò la nota interessante è che qua valorizzo proprio l'effetto dell'oliva taggiasca. Se voglio grattarmelo su una bruschetta con la mozzarella al pomodoro, ricreo l'effetto oliva con un ingrediente segreto inaspettato. Ok? Grazie. Perciò da lì, arrivederci, grazie. Da qui ci spostiamo. Questo è Perù. Ah, ok. Sì. Di qua perciò vado adesso a prendere gli esterni della bocca, perciò lavoro sui retrogusti. Questo lavorava sull'olfatto, primario olfattivo. Questo lavora sul secondario retrogustativo e porto una nota di alcolicità in bocca. Siamo in Perù, dove la caratteristica di questo seme eccezionale è di sapere di fiori bianchi, di fioritura di fiori bianchi, e avere questa apertura verso le acidità del ribes, della frutta rossa, dei piccoli frutti. Perciò vado a portargli quella nota aromatica particolare che è caratteristica di questa parte del Perù. Perciò di là sono più sui vegetali, di qua sono sui piccoli frutti, e il colpo di grazia lo do con buonissimo. Devo sempre assaggiare perché me li mescolano e allora devo riconoscerli con il Venezuela, il criollo bianco Venezuela o fumare. Buonissimo, questo fa tutta la parte centrale della bocca, perciò staziona sulla lingua, ha questa nota di Cabernet Sauvignon finale, cioè di frutta rossa, che si sente più con una piccola aggiunta di zucchero, perché come il caffè napoletano, se gli metti appena una nota di zucchero apri tutta una serie di profumi. E ve lo faccio assaggiare nella sua massima, ve lo faccio assaggiare nella sua massima espressione di sapore, bilanciato con un buonissimo aceto di zucchero. Perciò non c'è ricitina, non c'è vaniglia, c'è appena un 5% aggiunto. Metà pezzo. Sì, adesso apre, perché sul 100 per forza, devo toccare sempre a bocca in tiro. Poi lo apro con lo zucchero e adesso vi faccio arrivare a cascata su tutta l'evoluzione dei sapori. Perché la punta di zucchero apre i sapori, non c'è niente da fare.